Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un prodotto veramente spettacolare, prodotto top, il numero uno, secondo me il prodotto migliore che esiste nel campo dei power bank. Il prodotto di cui voglio parlarvi è questo. Adesso faremo un veloce unboxing e poi andremo a guardarlo da vicino nelle sue caratteristiche, nelle sue potenzialità praticamente illimitate. Partiamo dalla confezione. Già quella bellissima perché è fatta di un cartone tipo gommoso, quindi piacevole al tatto. Andiamo ad aprire la confezione e ecco qua il nostro super power bank. Ovviamente non è un power bank portabilissimo, cioè di quelli piccoli solo per ricaricare il cellulare. Questo ha delle potenzialità talmente alte che è un po' più grosso, però fa veramente paura. Andiamo a guardarlo da vicino. Questo è il power bank, ok? Adesso lo appoggiamo qua un attimo. Nella confezione troviamo una scatoletta. All'interno della scatoletta troviamo i cavi di alimentazione per ricaricare il power bank, una presa, perché questo power bank, ragazzi, ha una presa AC, cioè una presa comune della corrente, quindi vi farò vedere cosa è in grado di fare dopo questo power bank. E nella confezione troviamo questo, che è un adattatore per collegare anche le prese sciuco a questo power bank. Poi troviamo un cavetto USB, micro USB. Ma adesso guardiamo da vicino il nostro super power bank. Il power bank di cui vi sto per parlare è top, numero uno, il non plus ultra, il re dei power bank. Partiamo dal peso, che è di circa 680 grammi, quindi vabbè, non è leggerissimo ovviamente, perché comunque per quello che è in grado di fare a qualcosa bisogna rinunciare, quindi vabbè, il peso non è leggerissimo. Le dimensioni le vedete, ma le cose interessanti di questo power bank sono i 20.100 mAh e soprattutto la potenza di 60 watt, quindi un sacco di dispositivi, di device, di piccoli elettrodomestici possono essere alimentati da questo super power bank. Abbiamo a disposizione tre tipi di collegamento: una porta USB Quick Charge 3, una porta USB tipo C e questa che è la porta top, cioè una presa AC comune, quella dell'alimentazione di quasi tutti i nostri device. Quindi questo power bank è in grado di ricaricare un MacBook Pro da 13 pollici, ricaricarlo totalmente o utilizzarlo per 15 ore, è in grado di ricaricare attraverso la presa USB o attraverso l'alimentatore, se lo colleghiamo qua, 6 volte un iPhone 8, è in grado di ricaricare soprattutto le batterie dei droni DJI, cioè Mavic Pro, Mavic Air, Phantom. Questo le riesce a ricaricare nel tempo che ci metterebbero a ricaricarsi se le colleghiamo a una presa di corrente della nostra casa. Quindi prodotto super top. Dalla porta USB escono 5 volte 2 ampere, dalla porta di tipo C escono 5 volte 3 ampere. Qua abbiamo il micro jack per attaccare l'alimentatore per ricaricare il nostro power bank. Qua davanti, se io vado a schiacciare il suo interruttore, non so se le vedete, si accendono i LED. Ovviamente i LED segnano la carica del nostro power bank. Se tengo premuto per un po' di secondi l'interruttore, vedete che si accende il LED verde, quindi in questo momento è pronto per caricare o alimentare tutti i nostri prodotti. Ma adesso guardiamo da vicino cosa è in grado di fare il re dei power bank. Partiamo dalla cosa più interessante, cioè ricaricare le batterie dei nostri DJI. Prendiamo l'alimentatore del nostro DJI, lo colleghiamo, prendiamo la batteria, la colleghiamo, ok? Adesso andiamo a accendere il nostro super power bank. Vedete? La batteria ha iniziato a caricarsi. Quindi nel tempo di ricarica che ci mette normalmente con
l'alimentazione che abbiamo in casa, cioè circa 45 minuti più o meno che ci mette se scarica quasi totalmente, ci metterà lo stesso identico tempo anche qua. La cosa interessante è che ne riesce a ricaricare 3. Finito questa, ne possiamo collegare un'altra o un'altra ancora. Non so se è in grado di ricaricarne più di una insieme, perché io non ho il caricatore multiplo delle batterie del DJI. Quindi più di una contemporaneamente non lo so se è in grado, credo di sì, ma una alla volta top. Adesso però andiamo a guardare quali altri dispositivi è in grado di alimentare o ricaricare. Adesso proviamo a collegare una Nintendo Switch con il suo dock. Quindi colleghiamo l'alimentatore, il LED verde si è acceso, la Switch in questo caso era già carica, è in grado nel caso di ricaricarla, quindi anche qua top. Adesso proverò a collegare un caricatore per batterie per modelli radiocomandati, cioè macchine radiocomandate, aerei, elicotteri, tutto quello che è RC, quindi batterie ricaricabili. Collego il suo alimentatore. Ok, vedete che si è già acceso ed è pronto, se io collego una batteria, a ricaricarla. Quindi posso ricaricarmi tutte le batterie che voglio anche quando sono in giro con il caricatore che uso normalmente a casa. Cioè, anche qua direi top. Mettiamolo alla prova con delle cose ancora più estreme. Inutili, ma estreme. Proverò a mettere l'adattatore per presa asciugo e vado a collegare un piccolo elettrodomestico di casa, un montalatte. Vedete che il LED si è acceso, se io schiaccio il montalatte funziona. Quindi anche qua top. E adesso, come ultimo accessorio che voglio collegare al re del power bank, è un accessorio stranissimo da ricaricare con un power bank, ma per farvi vedere che è in grado di alimentare e ricaricare anche quello, la scopa elettrica di casa mia. Ecco qua la mia scopa elettrica wireless che usiamo normalmente a casa quando facciamo le pulizie. Quindi adesso proviamo a alimentarla e ricaricarla con il nostro super power bank. Vado a collegare la presa di alimentazione dell'alimentatore della nostra scopa elettrica e vedete che si sono accesi i LED di ricarica della scopa elettrica, quindi è in grado di ricaricare per assurdo anche una scopa elettrica per le pulizie domestiche. Altre cose interessanti che ha questo power bank: ha le protezioni contro i cortocircuiti, ha le sovratensioni, quindi ha tutte le protezioni necessarie per la sicurezza. E in più, quando è inattivo, cioè se non ha collegato nessun dispositivo, si spegne automaticamente dopo poco tempo. Vi lascio il link in descrizione di Amazon per acquistare questo power bank. Secondo me, se avete prodotti DJI con batterie da ricaricare, MacBook da ricaricare quando siete in giro o anche altri portatili, volete ricaricare più volte il vostro iPhone quando siete in giro o volete alimentare qualche piccolo elettrodomestico di casa, avete visto il montalatte, è in grado di alimentare anche piccoli ventilatori, ragazzi, questo power bank è un mostro. Quindi è un prodotto top e best buy. Se ne avete la necessità, acquistatelo, il link in descrizione. Quindi, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, condividete il video e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!